Angelo Miano, presidente CIA Agricoltori di Capitanata, quindi parliamo della provincia di Foggia, una delle tante province che in questi quasi un mese e mezzo vede molti agricoltori in campo, ma non in agricoltura, ma in protesta. E allora partiamo dal considerazione di questa protesta. In fondo tutti parlano che gli agricoltori oggi hanno ragione. Cosa dice CIA? Allora, noi siamo pienamente allineati a quelle che sono le proteste, per quelle che sono le argomentazioni che sosteniamo anche noi, che sono quelle legittime, che quando concerne la PAC sicuramente è tutta da rifare. Anche noi avevamo mandato dei comunicati direttamente a Roma, dove quella PAC non ci andava bene, doveva essere cambiata perché portava alla morte del settore agricolo, perché abbandonare i terreni è la cosa peggiore che può esistere in un'azienda. Un imprenditore deve coltivare, deve essere in grado di decidere lui il piano culturale e non imposto da ambientaloidi o da ideologia pura di ambiente che hanno a livello comunitario. Deve essere smantellata questa idea. Questa idea non può esistere, non siamo noi che impieghiamo, non siamo noi che facciamo il danno all'ecologia, ma siamo noi quelli che coltiviamo, manteniamo l'assorbimento del CO2, coltiviamo i terreni, teniamo pulito il verde e siamo i veri cultori dell'ambiente. Altri non esistono. Per cui finissero di dire che noi siamo quelli che distruggono l'ambiente, noi siamo quelli che manteniamo l'ambiente e che continuiamo a farlo bene. Per quanto concerne il mondo agricolo sceso in piazza, per queste argomentazioni trova il nostro pieno appoggio. L'abbiamo detto in Puglia, l'abbiamo detto il nostro presidente regionale, nazionale, d'accordo con noi, anche stiamo facendo una battaglia per Granaglia Italia, che è un sacrosanto diritto, perché chi dice tracciabilità col diretti che vende la tracciabilità si blocca sul Granaglia Italia. Perché? Devono chiedere, devono dire il perché, perché non è vero quello che dicono le multe, non è vero, noi già comunichiamo per il latte, comunichiamo per le olive, comunichiamo per tutto quello che produciamo, non possiamo comunicare il grano, dove diamo l'origine vera del grano, cioè da chi lo produce a chi lo va a trasformare, e non che ce lo devono certificare gli stoccatori e chiaramente anche i mugnai, cosa assurda. Per quanto concerne invece l'attività interna del governo, io devo dire che stiamo sensibilizzando le forze politiche locali e grazie a loro probabilmente rivedremo la legge 81 del 2008, che sarebbe la famosa legge sulla prevenzione in agricoltura, prevenzione e sicurezza in agricoltura. Lì scortano, ci hanno rapportato all'edilizia, noi siamo agricoltura, l'agricoltura è una cosa, l'edilizia è un'altra. All'epoca, quando parlavamo con i nostri di Roma, diciamo questa legge è assurda, va rivista, non è possibile, noi bisogna assumere lo stesso giorno, non per il giorno di giustizia. La visita medica se la devono far fare dai loro medici curanti o dall'altro, perché conoscono le loro patologie. Noi, un medico che viene a visitare al momento, non conosce le patologie dei vari soggetti a cui andiamo a dare lavoro. Per cui sono regole da cambiare, come anche quello che è l'equipaggiamento degli operai. L'equipaggiamento degli operai va dato, ma deve essere personale, devono portarselo sempre dietro loro, perché noi ogni giorno, cioè con gli ex comunitari cambiano, ogni giorno va via uno e arriva un altro, per cui va via con tutto l'equipaggiamento e dobbiamo dare un altro equipaggiamento all'altro. Noi non siamo una banda, noi stiamo già soffrendo perché i prezzi sono quelli che sono bassi rispetto alla grande distribuzione e ci stanno massacrando. Su questo fronte ci troviamo perfettamente allineati, anche sulla 199, perché non siamo delinquenti, non possiamo essere considerati delinquenti quelle persone che danno lavoro, è giusto quelli che si comportano da delinquenti, ma la maggior parte, per una scusa qualsiasi di quelle che sono le conseguenze della legge 81, vengono considerati alla stessa stregua, dimostrazione che sono state bocciate tutte le azioni fatte, non c'è stata una andata a buon termine per la giustizia. La cosa peggiore è che ci danno un'amministratore giudiziaria. Un amministratore giudiziario significa fallimento dell'azienda agricola. L'agricoltore sta in azienda dalla mattina alla sera, per cui il suo lavoro non può essere compensato da nessuno e le sue capacità imprenditoriali sul suo settore non penso che ce ne siano. Neppure i laureati in agraria, quando escono, non capiscono ancora nulla di quella che è l'agricoltura. Nel momento in cui si imbattono con la realtà iniziano a capire quella che è l'agricoltura.
Per cui ben venga il movimento, ci sta dando forza, si stanno ravvedendo delle posizioni. Meno male che in Italia questi movimenti sono pacifici, non si stanno creando problemi, cosa diversa della Francia, dell'Olanda, della Spagna, della Germania, della Romania, della Bulgaria, che si stanno muovendo in modo violento. Noi sono più tranquilli, ma è tranquillo, è dovuto anche alla presa del governo, che non è stato che ci ha massacrati, bensì ha capito che ha sbagliato sull'IRPEF, non l'ha capito per intero, ma deve trovare i fondi perché non guadagniamo. Ci è mentito il balzello dell'IRPEF, che loro pensano di colpire solo le fasce deboli, non è così. Chi trasforma direttamente, quindi la filiera corta, ha bisogno di immobili dove trasformare e andrà a essere penalizzato perché quegli immobili avranno un valore catastale di gran lunga superiore ai 10.000 euro che loro dicono di esenzione, per cui non è giusto quello che stanno facendo, devono ravvedersi. Insomma, è una sorta di accontentino momentaneo, quindi bisognerà continuare a ragionare con la politica nazionale, mentre con quella europea a che punto siamo, quali sono gli sviluppi che potranno essere messi in campo. Ma lunedì c'è l'incontro lì a Bruxelles proprio per rivedere un po' queste posizioni. Loro hanno detto sospendiamo il 4% per quest'anno, saltano. In effetti dopo ci dicono coltivate azoto fissatrici senza fare diservo, cioè non coltivare niente, perché senza il diservo iniziale significa perdere il prodotto. Dopodiché ci dicono abbiamo tolto l'ulteriore riduzione dei principi attivi negli fitofarmaci. Non è così, perché era stato già bollato il tutto dal Parlamento europeo, che ha detto non va bene, non si può fare. Per cui ci stanno buttando giù delle cose che sono molto relative, va rivisto tutto l'impianto della PAC per intero, perché non è pensabile che l'aiuto che voi davate gestisce l'ambiente, tutt'altro. Se volete il massacro degli animali, dei bovini, praticamente degli ovini, perché pensate di mantenere tutta la fauna? Che stanno invadendo tutto, stanno distruggendo tutto, non sono animali anche quelli? No, quelli non si possono toccare. I bovini distruggiamo, li andiamo a comprare tutto dall'estero, che non garantisce salubrità, non garantisce i prodotti e non garantisce i fitofarmaci utilizzati, che ai nostri sono a zero. E dopo c'è un altro problema grosso, l'eguaglianza. Non si può avere globalizzazione a regole differenziate, per cui le nostre regole devono essere uguali applicate agli altri. Chi non le applica e abbiamo bisogno dei loro prodotti paghino il dazio, che devono essere eguagliati ai prezzi dei nostri prodotti. Senta Damiano, passiamo un po' a provocare qualche risposta, ci mettiamo dalla parte del diavolo. Gli agricoltori sono arrabbiati perché le famose associazioni di categoria, tra cui anche la CIA, pare che non siano al loro fianco, pare che stiano un po' dimenticando quali sono le situazioni. Però lei, da come sta parlando adesso, sembra che ci sia un po' la diversificazione tra le associazioni, quindi ci ha un po' più vicina agli agricoltori o le altre sono più lontane? Allora, CIA da subito aveva deciso di aprire agli agricoltori per quelle che sono le nostre proposte, per cui noi abbiamo dato disponibilità a seguirli. Le bandiere non le mettiamo perché non vogliamo fare torto alle altre categorie, perché riteniamo che anche loro dovrebbero stare a fianco tutti insieme, per cui le battaglie si fanno insieme, non io prima della classe e loro gli ultimi della classe, bensì stiamo insieme e vediamo di raggiungere gli obiettivi. E questo è il mio scopo e lo scopo di tutta la regione e del mio presidente regionale. Per cui abbiamo preferito dare disponibilità per gli agricoltori. Francamente io ho comunicato subito, avendo un buon rapporto su Foggia, ai presidenti foggiani, che noi avevamo intenzione di dare opportunità e sostegno ai rivoltosi per quelle che erano le problematiche che stiamo portando tutti insieme avanti, quindi non è che è qualcosa di diverso. Mi è stato risposto da Coldiretti, non ho ricevuto risposta, ma è arrivata indirettamente su Roma, dicono come vi permettete di dare appoggio ai rivoltosi? Confagricoltura ha detto la nostra linea non è quella, però non ci teniamo a dire che non siamo a fianco a loro, vedremo in seguito cosa fare. Intanto parliamo anche della cosiddetta politica, avete avuto degli incontri anche in prefettura, c'è stata anche una famosa, dico tra virgolette, famosa videoconferenza con l'assessore regionale Pentassuglia, perché comunque al di là dei parlamentari locali la regione c'entra e come c'entra sul discorso agricoltura. Lei ne ha avuto anche contezza negli anni passati, ultimamente si ritorna a parlare di Xylella,
Quindi l'agricoltura, la regione, deve dare ascolto. Infatti qualche settimana fa Pentassuglia e lo stesso Emiliano hanno ricevuto gli agricoltori del Salento, cosa che invece, e qui entriamo sempre in politica, la provincia di Foggia ancora una volta abbandonata, dimenticata dalla politica regionale. E aggiungo, chiedo scusa, noi qui abbiamo dei parlamentari regionali, non solo quello Lucerino Tutolo, ma ci sono anche quelli degli altri partiti, dei Leonardis, Piemontese e altri, quindi dimenticano? Purtroppo devo constatare che in questa fase di CSR, i nuovi PSR, praticamente hanno cambiato nome, noi siamo stati penalizzati come sia la provincia di Foggia ma anche la provincia di Bari, in quanto hanno deciso di assomigliare la zona Xylella alle zone svantaggiate e quindi concedere 4 punti in più, facendo sì che tutti quelli che saranno i fondi su CSR all'80% andranno in quella zona, che non penso che utilizzeranno, perché onestamente se hanno i terreni, purtroppo per loro con la Xylella e con i problemi reali sul territorio, e non stanno dando quattrini per le stirpe per fare in modo che vengano coltivati in altro modo, non potranno utilizzare neppure quei fondi, perché hanno i terreni ancora impegnati da alberi secchi. Da qui significherebbe aver dato dei soldi, aver dato dei punteggi favorevoli senza che siano stati dichiarati come parcheggiati, per avere un ritorno forse di immagine, ma dopo a livello pratico io penso che avranno grosse difficoltà a realizzare. Per cui al momento loro sono favoriti per quei 4 punti che sono stati fatti, anche per gli interventi che vanno fatti nel quella musica, c'è un problema di divario tra i nostri agronomi e quella che è la regione, lo Stato, che c'è qualcosa che bolle in pentola per far sì che tutto passi tramite i CAF. E i CAF però non sono attrezzati da agronomi, o meglio qualcuno ce l'ha tipo col diretti, gli altri devono prenderli per poter operare, però significa togliere lavoro a una fascia di persone che sta lavorando su quelle misure. Ed è, a mio avviso, ognuno si deve ritagliare il suo compito e il suo reddito, perché non è giusto sostituirsi in tutto. Pentassuglia, a fronte di queste domande specifiche fatte in prefettura l'altro giorno, ha risposto: signori, ha parlato di tutto altro, ma senza rispondere neppure di fronte alla richiesta specifica del prefetto. Ma guardi, dottore, le hanno fatto questa domanda, può rispondere su questa domanda? Non ha risposto, praticamente ha girato intorno, ha parlato di altro, di tutto quello che stanno facendo, e ben venga che lo facciano, però la domanda postagli dagli agricoltori sul discorso del CSR in provincia di Foggia, lui ha solo detto che il 38,4% sarà assegnato a Foggia, però per essere assegnato devi avere i punteggi, se non hai i punteggi non verrai assegnato. Senta Damiano, arriviamo a conclusione, lei nel mondo agricolo non è solo come rappresentante di un'associazione di categoria, lei vive in agricoltura e quindi come vive questo momento particolare del suo settore e quindi cosa ne pensa? Spogliamoci un po' della C agricoltura, parliamo di Angelo Miano, cosa pensa? Allora io a livello mio personale sono fermamente convinto che le battaglie vanno fatte e vanno perseguite, io le ho sempre fatte, anche quando non ero presidente provinciale, nel mio abbiamo sempre sostenuto la linea che dobbiamo difenderci da quelli che sono gli attacchi continui sul settore agricolo dà lavoro, il settore agricolo in Italia rappresenta il 33% della forza lavoratrice privata, una cosa enorme e non si rendono conto, dicono no, il PIL è il 3%, no, non è il 3%, perché quella è la produzione che ci pagano zero, è chiaro, rappresenta il 3% del PIL, ma con tutto quella che è la trasformazione, l'agroalimentare, la vendita diretta, i trasporti e quant'altro, il nostro PIL globale lievita enormemente, quindi se abbiamo un 33% credo che dovremmo stare intorno al 30% del PIL allo stesso modo. Non guardassero la miseria che viene riconosciuta ai prodotti agricoli, perché il nostro prodotto viene venduto a 10 ma sul mercato arriva a 100, non è così che funziona, se prendiamo i 100 allora quel 3 automaticamente è diventato 300, allora non va bene quel discorso che viene qua. Chiudiamo, cosa sarà da domani in poi? Io spero che con questa presa di posizione netta dell'Europa intera, meno male,
le cose che debbono cambiare per forza. Dopodiché spetta alle urne, perché se andiamo a votare e riconfermiamo quelli che sono questi criteri, questi signori che stanno gestendo male l'Europa, stanno distruggendo il benessere europeo, io penso che andremo a finire male, cioè non solo noi ma anche tutta la popolazione, perché non avranno prodotti di qualità, non avranno nulla da cui potersi difendere, mancheranno le industrie perché dobbiamo importare dalla Cina, dobbiamo importare da altre nazioni, batterie dalla Cina, macchine da altri. Non è giusto quello che si sta facendo in Europa. Non è il 5% del territorio europeo che può salvare il mondo. Devono entrare nell'ordine di Dio che noi dobbiamo continuare a lavorare, preservando, rispettando l'ambiente nei canoni e nei modi dovuti, ma non distruggendo le attività.